E Velia Nazzarro, che con altri amministratori ha partecipato al tavolo, a riferire ciò che è venuto fuori dalla giornata di ieri, l'ennesimo incontro al Ministero dei Trasporti tra sindaci, tecnici e il commissario per la sicurezza antisismica Corsini sulle autostrade A24 e A25. Confermato il ritorno dal 1 gennaio delle autostrade abruzzesi a Strada dei Parchi per 7 anni fino alla scadenza della concessione, fino al 2032. Congelati anche i pedaggi, nonostante i primi cittadini chiedano una diminuzione del costo, soprattutto a favore dei pendolari. Ma il nodo cruciale è la sicurezza, dice Velia Nazzarro, portavoce dei sindaci abruzzesi e laziali. Infatti è stata confermata la necessità di procedere alla messa in sicurezza sismica dell'intera infrastruttura. Tuttavia, ad oggi non esistono i fondi. Più precisamente, per poter attuare il piano Gentile che prevede la messa in sicurezza e anche delle varianti, sono necessari 14 miliardi. Diversamente, quindi la messa in sicurezza dell'attuale infrastruttura richiede 8 miliardi. Per cui, non essendoci questa copertura e non essendo chiaro ancora quale sarà la strada da seguire, noi abbiamo chiesto, noi sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo, abbiamo chiesto un incontro nei giorni immediatamente successivi alle festività natalizie. E chiediamo quindi al Ministro, al Governo, di trovare immediatamente i fondi per poter mettere in sicurezza le nostre infrastrutture.